È stata imbrattata da alcuni vandali la zona d'accesso alla Baslenga, sede dell'Atletica Interflumine e tra le altre anche della VBC Casalmaggiore. Dopo l'episodio una settimana fa dei vandalismi alle casette degli Elfi, luogo di gioco e lettura dei bambini nel parco di Via Italia, è stata rotta la bicicletta a tre ruote, tutte e tre ruote, del delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico Leo Vighini di Casalmaggiore e sono comparse nella notte tra sabato e domenica alcune scritte sui muri, banner e porte. Tutti i gesti ai quali il presidente Interflumina Carlo Stassaro ha voluto rispondere condannando sì il gesto, ma al contempo chiedendo di poter incontrare questi ragazzi anche per capire, magari aiutare a risolvere il loro disagio e la loro inconsapevolezza in questi gesti. Poter arrivare quei giovani che io non conosco neanche, evidentemente, per poter dire loro: ma incontriamoci, santo cielo, ma perché siete così pregiudizialmente contro, no, la società, contro noi che agiamo in vostro favore? Perché lì il punto nodale, no? Le associazioni come le nostre, come tante altre che vengono colpite da questi danneggiamenti, sono frustrati proprio per il fatto che si spendono appunto queste associazioni per i giovani ed alcuni giovani ricevono questo aspetto che è di per sé molto negativo, insomma. Allora dove sta il punto di incontro? Se loro, come giustamente ho riportato quella bella dichiarazione di Allende, no, sui giovani, insomma, no? Che devono essere dei rivoluzionari, però essere rivoluzionario cosa vuol dire? Ecco, in positivo o negativo? Ecco, lo dialoghiamo, insomma, incontriamoci.